Bisogna avere i mezzi per poter competere con questo genere di fantascienza. I mezzi, diciamo anche francamente, la fantasia, l'estro, la voglia. Quindi noi abbiamo ripiegato, sarebbe più sincero dire abbiamo preferito, un altro genere di fantascienza, meno clamoroso, un genere diverso, un genere che qualificherete, definirete meglio voi stessi alla fine della puntata, se per inteso saremo stati capaci di farvici arrivare. Cominciamo quindi subito dai fatti della nostra storia, alcune delle quali erano traducibili in immagini, e le vedrete subito. Altre non potevano essere espresse che dalla parola, e quindi lette. Allora, leggere, essendo molto più difficile facendosi ascoltare che non recitare, ho pregato l'amico Arnoldo Foà di darvi una mano. Ed ecco dunque a voi Immaginatevi di Frederick Brown. Facile immaginare astronavi, città volanti, galleggianti o sommerse nel fondo dei mari. Facile immaginare angeli e diavoli, streghe, gnomi e lupi mannari, spiriti dell'aria e della terra, spiriti del fuoco. Facile immaginare tutta questa roba. Immaginatevi invece un universo, infinito o no, a piacere vostro, con dentro milioni di bilioni di trilioni di soli. Immaginatevi intorno a uno di questi soli un globo di fango che gira. E su quel globo di fango voi. Cioè, io, ecco, che dell'universo sono la miliardesima parte della miliardesima parte di niente. Vabbè, grazie a Brown dell'informazione, magari non di prima mano, ma e con questo? Con questo com'è che te ne rendi conto? Com'è che questo universo nel quale sprofondi può trovare posto tutto, passato, presente, ipotesi da venire, nel tuo cervello, il cervello soltanto di uno di noi? Ma com'è? Siamo niente e poi possiamo comprendere e abbracciare il tutto. Certo. Due verità indiscutibili. Indiscutibili e contraddittorie. Sì, è contraddittorie. Come ce la caviamo? Ah, molto facile. Siamo niente e siamo tutto? Niente sono gli altri. Tutto siamo noi. Ciascuno di noi si sente unico, vero o no? Ma come no? In fondo noi camminiamo dalla mattina alla sera attraversando un mondo di altri. Pur sapendo benissimo e fingendo di ignorare che sono altri io esattamente uguali al nostro. Innumerevoli. Innumerevoli. Ed eccoci. Cari amici, al punto di partenza. Unico e innumerevole, niente e tutto. Un bel concentrato di contraddizioni, questo nostro io, il mio, il suo, quello di ciascuno di voi. E cioè il mistero numero uno della vita. E quindi il tema numero uno della fantascienza è nata proprio per esplorare, illuminare i misteri della vita. Cominciamo subito allora a confrontarlo, questo nostro io, con il mistero dello spazio. Sergio Solmi dice che l'uomo attende da secoli che il silenzio infinito degli spazi finalmente si desti e risponda perché è stanco di sentirsi solo in un universo vuoto, giusto? Beh, vediamo come ci comporteremmo nel caso del grottesco spaziale di Murray Leinster, ero primo contatto, per il quale ho pregato l'amico e collega Nanni Loi di concedermi la sua scherzosa collaborazione in veste di attore. Velocità? Siamo saliti a 8/3. A dritto? Ridotto, HTZ. Propulsore di dritta a pieno regime. Pieno regime. Ridurre i propulsori di sinistra a 5/11/3. Ti vira di bordo, comandante, finalmente. Ormai la nebulosa del granchio ce la siamo lasciata alle spalle. Pilota automatico. Overdrive. Finalmente il ritorno a casa comincia. Pilota automatico in funzione, comandante. Non ci resta, signor Cooper, che vince della noia. Sa di che cosa si occupa questo libro? Colombo. Cristoforo Colombo. L'hai mai sentito parlare? Mi sono permesso di sfogliare qualche pagina. E ho letto che questo Colombo avrebbe navigato verso l'ignoto, come noi. E noi avremmo, cioè abbiamo, come lui, scoperto la nostra America. Ben 24 pianeti ricchi di minerali preziosi. L'ente spaziale delle Nazioni Unite dovrà riconoscere che valeva la pena spendere anni e miliardi per sfornare questo primo esploratore intergalattico. Abbiamo trovato tesori che per ogni milligramma equivalgono a milioni di tonnellate di materiali terrestri. E senza incontrare ombre di padroni, purtroppo. Senza incontrare alieni, compagni dell'universo. Comunque,
Missione più che compiuta. Comandante, un oggetto solido sconosciuto in movimento sul radio radar a distanza 520.000 km. Localizzi, riferisca e si calmi, signor Fusano. Mi pare di avvertire... Anzi no, registro decisamente. Qualcosa che è puntato su di noi, una specie di raggio localizzatore. Non può che partire da un pianeta o da un satellite comandato. Comandato? Comandato da chi? Ma si rende conto, signor Cusano, di quello che dice? Di quello che significherebbe se ci fosse un chi? Siamo oltre la nebulosa del granchio, anni luce lontani dalla Terra. Siamo dove, di terrestri, non possiamo esserci che noi. Di terrestri, comandante, appunto, di terrestri. La distanza ormai si è ridotta ai 150.000. Via il pilota automatico. Overdrive disinserito. L'oggetto si è fermato. Spegnere i propulsori. In azione i controraggi, ci fermiamo anche noi. Il raggio proviene da un'astronave, signore. Un'astronave? Che bandiera batte, signor Cusano? Le assicuro formalmente, signor Cooper, che qualcuno percorre l'interspazio comandando la sua rotta, come noi comandiamo la nostra. Non ci sono dubbi. Qualcuno, dunque, che avrebbe una civiltà perlomeno pari alla nostra, o superiore. E cioè in possesso di mezzi di distruzione superiori. Anche, certo. Comandante, riprendiamo la rotta alla massima velocità. Per tornare a casa? Ma sarebbe una fuga, un invito a seguirci, a localizzare la posizione della Terra. E perdere così tutte le conquiste del viaggio. Ma soprattutto apriremo le porte ad una possibile invasione. Non possiamo correre questi rischi. È una questione di sopravvivenza. Sì, però mi scusi, comandante. Se questo fosse veramente... Se noi fossimo sul punto di un primo contatto con un altro mondo, e noi staremmo per liberare l'uomo dalla solitudine nell'universo. Signor Cusano, se nell'astronave ci sono degli esseri viventi, noi non sappiamo niente di loro. Da dove vengono? Chi sono? Che cosa gli passa per la testa? Ammesso che abbiano qualcosa come una testa. Il nostro primo dovere è prevenire, prevedere, diffidare. Posso esprimere un desiderio, comandante? Sì, ma faccia presto. Perché non proviamo a mandare un segnale? Faccio puntare disintegratori pronti allo scatto. Ripetere, prego. Prego, ripetere. Ma dico, avete sentito? Chi ha parlato? Io no, di certo. Io non ho aperto bocca. Parlate più forte. Comandante, nel nostro mestiere può capitare. Che cosa? Di perdere la bussola. Di impazzire. No, lei vuol dire che per questa voce noi stiamo impazzendo. Tutti e tre nello stesso momento. Perché no? Che cosa sta guardando con la bocca aperta, signor Cusano? Non ci sentite? Non ci vedete? Sì, signore. Vi distinguiamo abbastanza, ci state mandando le vostre immagini. Tentiamo. Eh no, questa è pazzia, porca miseria. Porca Ma sì, perché voi... Beh sì, perché mi è sembrato di sentire, ma voi parlate la nostra lingua. No. Però la conoscete? No. La traduce il nostro interprete elettronico simultaneo. Ma allora voi parlate nella vostra lingua e noi vi sentiamo nella nostra. Ugualmente per voi. Elementare, la tecnica più pratica. Comandante, questi sono mostri o robot. Ho i direzionali atomici pronti, che faccio? Noi vi vediamo molto confusi. Voi come ci vedete? Non vi vediamo. Affatto? Nemmeno dalle ombre? Niente. Forse se noi azionassimo le nostre telecamere. La prego, signor Cusano. Comandante, per primi o ce ne pentiremo? Credo che ce ne pentiremo molto di più attaccandoli. Meglio farseli amici. Se voi non ci vedete, cercheremo noi di farci vedere, di presentarci, di dirvi chi siamo. Noi siamo tre ufficiali del comando di un'astronave proveniente dal Sistema Solare, pianeta Terra. Io sono il comandante. Mi chiamo Felipe Sanchez Alvarado. E voi chi siete, il comandante? Il responsabile. Sì, insomma, è il primo ufficiale, il capo. Il responsabile. Va bene, il responsabile, la massima autorità di bordo.
Parlate pure. Il nostro equipaggio vi ascolta. Vorremmo esprimere i sentimenti più, come dire, più appropriati per questo primo straordinario contatto fra due razze diverse, due diverse civiltà, un contatto sperato da secoli. Ci sentite? Perfettamente. Grazie. Nella speranza che possa nascere fra noi un'amicizia sincera. Anche noi ringraziamo e vogliamo essere sinceri, ma voi vedete un modo di ritornare vivi al vostro paese. Ritornare vivi? Noi, a casa nostra? Perché? Avreste intenzione di sopprimerci? No, nessuna intenzione. Ma dobbiamo impedirvi di sopprimere noi. E perché noi dovremmo sopprimervi? Per impedirci di seguirvi e di scoprire da dove venite. Ma io sono pronto a dare la mia parola d'onore. Parola d'onore? Un momento, prego. Capito, credo, parola d'onore. Ma voi accettereste la nostra parola d'onore? Sì, io sì. Siamo sconosciuti a voi, basterebbe la nostra parola d'onore? E porca miseria, no. Prego? No, no, niente, dicevo giusto, ma allora, secondo voi, non abbiamo possibilità di scambio? Do l'ordine di fuoco. Sì, date l'ordine di fuoco. A voi l'iniziativa. E perché a noi? Che cosa intendete dire? Per il nostro attacco attendiamo il segnale da voi. E come? Con il vostro ordine di fuoco. Ma è chiaro, comandante, vogliono ispirarci fiducia, evitare la più assurda battaglia nella storia dell'universo. No, è perché noi abbiamo solo mezzi di difesa, solo difesa, automatica, però molto buona. Più grande l'offesa, più grande la difesa. Disintegra tutto, ci dispiace. Riduca da allarme a preallarme, subito. Eppure ci deve essere un modo civile per cercare di fermare questo assurdo, questo... Lei che è il responsabile, pensi a che razza di responsabilità si sta prendendo? Signore, forse passeranno migliaia di anni prima che torni a verificarsi un incontro come questo. Un incontro fra due altissime civiltà. Pensi ai tesori di informazione che ci potremmo scambiare. Enormi, per noi e per voi. E allora? E allora perché non vogliamo crederci l'un l'altro? Perché la mancanza di sospetto potrebbe essere fatale. Per voi e per noi. Ma insomma, da decine, da centinaia di secoli abbiamo sperato inutilmente in un incontro come questo. E adesso ci affrettiamo a disintegrarci a vicenda. Noi no. Noi non ci affrettiamo. Aspettiamo voi. E non intendiamo disintegrarvi. No? E cosa intendete allora? Solo disintegrare le vostre offese. Ma noi non vi vogliamo attaccare. Possiamo prima parlare, comunicare. Sì, comandante, finché c'è dialogo c'è speranza. Porca miseria! Detto per seconda volta, porca miseria, prego spiegare. Porca miseria, vuol dire tutto. Vuol dire trovata la quadratura del circolo. Vuol dire che se voi avete soltanto mezzi di difesa, noi non vi attaccheremo mai. Vuol dire che se voi non avete fretta, perché dovremmo avercela noi? Vuol dire che è giusto, giustissimo, parlare, comunicare, scambiarci informazioni, pensieri. E perché no, anche visite. Voi qui da noi e noi lì da voi. Così ci conosceremo bene, talmente bene che un giorno ce ne torneremo a casa d'amore e d'accordo, vivi più che mai tutti, senza alcuna paura di essere seguiti. Comandante, ma lei si sente bene? Benissimo. Tutti vivi più che mai, noi e voi, perché...
perché ci scambieremo le astronavi. Voi tornerete a casa sulla nostra e noi ci torneremo sulla vostra. Parola d'onore? Parola d'onore. E ci dovete credere. Perché? Perché siamo stati noi a credere per primi. Quando? Quando avete promesso di non attaccare. Della potenza delle vostre difese non avevamo nessuna prova, ce l'avete detto voi. Dunque, vi abbiamo creduto per primi. Allora ripetiamo. Prima ci conosciamo. Noi l'alta voi, voi quarta noi. Dopo noi torniamo con la vostra nave, voi con la nostra. Esatto. Accettato. Proviamo, Mary a Bisorca. No, porca miseria. Mary a Bisorca. No, porca miseria. Mary a Bisorca. Porca miseria, ma non importa come pronunciate porca miseria. Mary a Bisorca. Ma questo è il traduttore elettronico, non funziona più. Mercor... Lei ha la telecamera, le trasmetta presto. Lei ha le selezioni radio. Non comprendiamo più quello che dite. Ci capite? Voi ci capite? Buonanotte. Se ne riparla nel 10.000 rotti. Coerenti nella contraddizione, noi denunciamo la diffidenza tra i popoli perché conduce alla catastrofe della guerra di annientamento, ma giudichiamo necessaria, anzi doverosa, la nostra diffidenza verso di loro. E del resto come si fa a non dubitare degli altri? Perché? Perché potrebbero essere come noi. Ottimista, eh? Proseguiamo con i misteri, da quello dello spazio, andiamo al mistero del tempo. Browning ci invitava a considerare milioni di bilioni di soli. Italo Calvino ci invita a considerare milioni di milioni di secoli, secondo la teoria del Big Bang, quando tutto l'universo era concentrato in un punto solo. All'inizio, inizio, chiede Calvino a un immaginario nativo di quei tempi lontanissimi, proprio a quell'inizio. Voi dove eravate? Si capisce che si stava tutti lì. E dove altrimenti? Che ci potesse essere lo spazio ancora nessuno lo sapeva. Il tempo idem. Cosa volete che ce ne facessimo del tempo stando lì pigiati come acciughe? Ho detto pigiati come acciughe, tanto per usare un'immagine letteraria. In realtà non c'era nemmeno lo spazio per pigiarci. Ogni punto di ognuno di noi coincideva con ogni punto di ognuno degli altri in un punto unico in cui stavamo tutti. Finché un giorno la signora P.H.I.N. disse: ragazzi, avessi un po' di spazio, come mi piacerebbe di farvi le tagliatelle. E in quel momento tutti pensammo allo spazio che avrebbero occupato le tonde braccia di lei muovendosi avanti e indietro con il mattarello sulla sfoglia di pasta. E pensammo allo spazio occupato dalla farina e il grano per fare la farina e i campi per coltivare il grano e le montagne da cui scendeva l'acqua per irrigare i campi. E pensammo allo spazio che ci sarebbe voluto perché il sole arrivasse con i raggi a maturare il grano. Fino a una visione planetaria, cosmica, dei concetti di spazio e di tempo. E tutto per quel generoso slancio, ragazzi, che tagliatelle vi farei mangiare. E così con le tagliatelle di Calvino allegramente ci siamo inoltrati nelle insondabili profondità del tempo. Il tempo, i viaggi nel tempo, la macchina del tempo con la quale sali a bordo, grani la marcia, brum, traversi in un attimo miliardi di anni fino ad arrivare alle origini oppure alla fine dell'universo. E così, ecco che dopo un caso di confronto con lo spazio, possiamo presentare un caso di confronto col tempo. È il caso insoluto di Franco Belley. A che punto siamo, Phil? Salve, ispettore. È un bel rompicapo. A che ora risale la morte, dottore? Circa un paio d'ore fa, verso le 9. E quella l'arma del delitto? L'ho rimessa dove l'abbiamo trovata. Sembrerebbe una Browning calibro 38. Sembrerebbe, mai visto questo modello qui. Ben pronte? Prese subito i mandati in rilievo alla centrale. La risposta verrà da un momento all'altro. Procediamo con ordine. Chi erano questi due? Lei, Julie, 25 anni, insegnante elementare. Lui, Oliver Pierce, 35 anni, scrittore e anche giornalista.
Dicono che si sono conosciuti sull'ultimo scorcio della guerra. Idee, ideali, volte comuni. Ha rilevato le impronte anche di loro due? Anche, ma in un secondo momento. Sa, escluso subito il suicidio. Lui colpito alla schiena, lei alla nuca. Trovo la rivoltella talmente distante, lo atterra. Ha ragione. Mai visto questo tipo di Browning. Parlare di essere l'ultimissimo. Forse. Lo rimetta al suo posto. Eh sì, l'assassino ha sparato proprio di lì. Una doppietta. Lui alle spalle e lei alla nuca. E poi ha lasciato cadere l'arma. Una morte istantanea, vero, dottore? Istantanea. Per me non si sono nemmeno accorti di quello che li minacciava alle spalle. Ha visto la ragazza? E si è reclinato il capo sullo schienale che sorrideva ancora. Beh, io avrei finito, se crede. Certo, non c'è altro. Buonanotte, dottore. Buonanotte a voi, ispettore. Buonanotte, dottore. Ma nient'altro, neanche qui, Stokes. Nessuna effrazione. Nessuno. Come alla porta d'ingresso, nessun segno alle finestre. E nessun segno di furto, ispettore. Scusa il suicidio. Scusa il dramma fra di loro. Scusa il furto. Scusa l'effrazione. Ma allora l'assassino l'avrebbe introdotto in casa proprio loro, una persona di conoscenza. Una persona di conoscenza tanto intima da riceverla lui in pigiama e lei in camicia da notte. È quello che stava escludendo. No, perché una vestaglia, lei ci voleva poco a buttarsela addosso. Anche con un fratello, con un padre. A meno di un rapporto a tre. No, ho escluso più che mai anche questo. L'ambiente, le facce, non siamo nel genere. Sono convinto che non sono stati loro ad aprire l'assassino. Ha ragione il dottore. Non l'hanno visto né sentito. Non ne sospettavano neppure la presenza. A questo punto è il problema numero uno. Di dove è entrata? A proposito, Joe, vammi a chiamare la portiera. Che venga su subito. Sergente, di là tutto è a posto, tutto in ordine. Solo in un angolo, vicino alla porta, c'è un mucchio di vestiti. Roba vecchia, pare. Sì, sì. Poi vedremo. Perché il sogno diventi realtà... E la realtà sogno. Altro che rapporto a tre. Senta che cosa stava scrivendo questo poveretto. Perché non ci spaventa l'avvenire? Perché abbiamo fiducia nel genere umano. Perché il nazismo, male che sembrava invincibile, è stato vinto e le sue ceneri sono state disperse. Pronto? Bene, me la passi. È la centrale. Sì, 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 va bene, resto in linea. Oggi il mondo è più unito. Ha preso coscienza dell'abisso in cui poteva precipitare. Oggi un altro conflitto mondiale non è più nemmeno concepibile. Pronto? Sì, sì, mi dica. Ah, sì? Tra i 60 e i 70. Insomma, di un vecchio. Va bene, mi richiami appena avrà finito con le altre impronte. Grazie. Le impronte sulla pistola sono di una persona vecchia, tra i 60 e i 70 anni. Sì, che venga. Giusto, giusto. Sentirà ora il raccontino della portiera. Per piacere, signora, vuol ripetere all'ispettore la storia dei due vecchi per filo e per segno? È comodi, prego. Grazie. Ecco, ero giù in portineria, preparavo la cena. Boom! Sento sbattere la porta di ferro del terrazzo. L'avrei lasciata aperta, dice mio marito. Ma che lasciata aperta, dico io. Ti posso dire anche l'ora, l'ho chiusa col giro delle 5. E allora perché sbatte? E che ne so? La sa, con mio marito la pressione è alta, meglio non discutere. Così prendo l'ascensore e vado su. Quando passo dal terzo piano, questo qui, vedo due vecchi fermi davanti alla porta dei Pierce. Due vecchi, ne è sicura? Due vecchi. Lei addirittura con tutti i capelli bianchi. Ma non li avevi visti salire per le scale o in ascensore? È proprio quello che mi sono chiesta io, ispettore. Ma di dove sono entrati questi qui? Mio marito sempre fermo davanti al finestrino della portineria. Io sento entrare anche una mosca. Dunque due vecchi. E vestiti anche buffi, sa? Lui con una giacca lunga, a scacchi, grandi. A scacchi? Ma una stoffa così, a scacchi, grandi. Mi sembra di averla vista in quel mucchio di panni, di là. Lei continui con l'ispettore. Tanto io so già tutto. Dunque? Dunque io vado su. Chiudo la porta del terrazzo. Oh, come si sia aperta per me resterà sempre un mistero. E quando torno giù, qui al terzo piano, i due vecchi non c'erano più. Entrate dai Pierce? No, non c'è dubbio. Appena giù in portineria ho chiesto a mio marito, ma due vecchi così e così, li hai visti passare? Che vecchi fa lui? Dunque, niente, non sono scesi.
In quel momento sentiamo gli stari, due secchi, strani. Corro subito su, i vicini erano già usciti tutti spaventati, abbiamo suonato, abbiamo bussato, ribussato. E allora lei ha telefonato alla polizia? Ah, subito. Ma quando siamo entrati, dei due vecchi nemmeno la traccia. Soltanto questi due poveri ragazzi, finiti in un modo così miserabile, sempre insieme. A vederli metteva il buon? Sì, 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 sì. Quegli scacchi lì, quella giacca lì aveva il vecchio. Ha visto, ispettore? Si sono cambiati d'abito per non farsi riconoscere. E questa stoffa? Che roba è? Seta? No. Cotone nemmeno. Roba sintetica? No, no, neanche. Io lavoro per sartoria da 20 anni. Mai vista roba simile. Ma da che razza di paese sono venuti questi due? Dalla nostra vecchia Inghilterra. Proprio qui da Londra. Da Londra? Cormoran 17 Bloomsbury Street. Me la chiami, per favore? 17 Bloomsbury Street. Cormoran? Mai sentita nominare. Lei ha finito su. Grazie, può andare. Pronto? Signorina, il direttore, prego. E sa dove vado subito? A vedere se la porta del terrazzo è chiusa come l'avevo lasciata io. Pronto? Il direttore? Qui Scotland Yard, squadra omicidi. Scusi, ma mi risulterebbe che al 17 di Bloomsbury Street è domiciliata anche una sartoria, la Cormoran. Come? Ma nemmeno prima c'era una sartoria, un negozio di vestiti? Mai. Da quando? Beh, scusi, scusi, grazie. La Blackwell and Dice fabbrica mattoni al 17 di Bloomsbury Street dal 1859. Mai sentita la Cormoran? Lei che ci vede bene, legga la data di questa fotografia. Agosto 1945. Due anni fa. Le sembra che quest'altra sia vecchia solo di 2 anni? Che cosa può averla invecchiata così? E chi lo sa? Un'ipotesi potrebbe anche essere il tempo. Soltanto il tempo può raggiungere simili risultati. L'ha trovata nella giacca del vecchio? Nella giacca del vecchio, sì. Che doveva possederla da molti, molti, molti anni. Da un tempo che deve venire. Dal futuro. Ma che mi dice, ispettore? E che mi dice lei della sartoria Cormoran, che a quel numero di Bloomsbury Street fabbrica mattoni dal 1859? Sergente, la Cormoran dei vestiti non è mai esistita nel passato. E non esiste neanche nel presente. Un poliziotto che fa delle ipotesi il suo mestiere, in che tempo pensa debba piazzare chi ha applicato l'etichetta della Cormoran sulla giacca del vecchio? Nel futuro. Ma no. Ma andiamo, ispettore. Così entra, mi scusi, nel campo della magia. Va considerato anche questo. Come va considerato che domani possa esistere un tipo di stoffa come questa, che una lavorante sarta oggi non sa riconoscere. Un tipo di Browning come questo che noi della polizia oggi non abbiamo mai visto. Oh, e sa dirmi in quanti modi si possa entrare qui dentro senza forzare la porta d'ingresso e senza averne la chiave? Escludendo che abbiano aperto loro uno solo, attraversando i muri, volando. Esattamente. Come per arrivare a questo pianerottolo senza prendere l'ascensore o prendere le scale. Scendendo, invece, diciamo pure volando, dalla porta del terrazzo, che come si sia spalancata per la portiera resterà sempre un mistero e lo resterà anche per noi. Pronto? Va bene. Dica pure a me, sono Stokes. Sì, sì, riferisco io, è qui di fronte a me. No. Ma è assurdo. Ma lei ha confrontato. Perfettamente. Ispettore, le impronte delle vittime sono identiche a quelle dell'assassino. Invecchiate. Appunto. In laboratorio sono tutti stupefatti. Lo credo. Perché non esistono impronte uguali di due persone diverse. Dica, dica, signora. Oh, su niente, ispettore. Chiuso come avevo lasciato io. Sprangato dall'interno. Le scale sono vuote. Non sono scappati né di su né di giù. La ringrazio, signora. Cominciamo a immaginarlo. Faccia pure salire i giornalisti, grazie. Io non ci capisco più niente. Sul piano della cronaca, della realtà che conosciamo, c'è ben poco da capire.
ma sul piano della fantasia, sul piano della favola, tutto diventa chiaro. Ma non le giuro affatto che sia una favola. Ha mai sentito parlare, Stokes, di viaggi nel tempo? Bene, la favola racconta di un viaggio nel tempo e racconta anche che siamo davanti a un suicidio. Suicidio? Non si era detto che era impossibile? Perché non immaginavamo l'assurdo, che il vecchio e il giovane fossero la stessa persona, come le impronte categoricamente affermano. Vede, Stokes, noi non sapremo mai come questi due siano riusciti a viaggiare indietro nel tempo. Va a sapere quali invenzioni, di quali grandi cose sarà capace il cervello umano domani. Ma una cosa è certa. Perché dal 1980, o pressappoco, dall'epoca a cui appartengono gli strani vestiti, la Browning mai vista, la fotografia invecchiata, questi due siano voluti ritornare giovani, ritornare ad oggi, per uccidersi. Per uccidersi. I due vecchi, amico mio, non sono altro che questi poveri giovani, carichi di speranze, di progetti, di amore, che hanno voluto ritornare qui, fermarsi qui, oggi, alla stagione più felice della loro vita, ai loro ideali incontaminati, la fiducia nel genere umano. Chissà di quali guai, quali amarezze, quali delusioni loro aspettavano. Bene, loro hanno voluto ribellarsi. Si sono rifiutati di viverle. Quando Oliver ha ucciso se stesso giovane, la giovane Julie, gli abiti dei due vecchi sono caduti per terra, vuoti. Su quello straccio di giornale non c'è data. Alla sola prima occhiata, caro sergente, ho avuto l'impressione che non ci aspetti un gran bell'avvenire. Si occupi lei dei giornalisti? Ho proprio paura che ce la passeremo brutta. Si tratta soltanto di fantascienza. Arthur Clarke, che oltre ad essere uno scrittore era anche uno scienziato, esclude nel modo più assoluto la possibilità di viaggi nel tempo. Li ritiene assurdi. Assurdi? Ma che cos'è l'assurdo? L'assurdo è l'impossibile di oggi. Quello che oggi ci sembra impossibile. Assurdo era anche il volo nello spazio ai tempi di Leonardo. E poi sulla Luna ci abbiamo fatto il weekend. E oggi non ci sembra più tanto assurda nemmeno l'umoristica anticipazione di Carol Zeman che sulla Luna ci si possa andare anche così. Salve, amici! Io sono Cyrano, il poeta spadaccino. Ecco, lancio il mio cappello perché incontri sulla via che conduce al cielo perso ogni audace che si avvia all'incognito universo. A proposito di assurdi, questo volo di singoli individui nello spazio, vogliamo prenderlo come preannuncio di una mutazione biologica? E perché no? Chi potrebbe immaginare che il bruco si libererà in farfalla? Di fronte al mistero dell'infinito e dell'eterno, come non dobbiamo mai dimenticare di essere posti, c'è molta differenza per te fra un bruco e un uomo nudo.
costernato di essermi dovuto trattenere a Londra fino a ieri sera, ma... Ed è in questo stato da 2 settimane? 4. A partire dai primi sintomi verdastri della degenerazione epidermica. Beh, ormai mi pare che non ci sia che da procedere all'autopsia. È quello che voglio fare con te. Per questo ti ho chiamato. Ma prima te ne scongiuro ancora una volta, Rockwell. Usa lo stetoscopio, devi farlo. Ma su un corpo già quasi mummificato. Devi farlo. Ti dirò poi quello che penso di decidere. Emette un respiro ogni 2 minuti circa. E registra 3-4 battiti ogni 35 secondi. Ogni 35 secondi. Gli ho fatto anche dell'iniezione di adrenalina per affrettare le pulsazioni, ma non è servita a niente. Assolutamente a niente. Temperatura del corpo? 16 gradi. In media. Non c'è dubbio, è vivo. Un caso che contraddice tutta la storia della medicina. Ma anche qualche cosa di immondo e di pericoloso. Converrai che ci troviamo di fronte ad un morbo orribile, ignoto, di cui dobbiamo impedire assolutamente la diffusione. Mi pare che si stia formando un'incrinatura all'altezza dell'ultima costola. Sì, sì, certamente. E da questa incrinatura pare che esali come un gas di ozono. Dunque questa larva aberrante di vita deve essere troncata. Si impone l'immediato studio del fenomeno. O del resto, come hai detto tu, bisogna procedere subito all'autopsia. Sei d'accordo? D'accordo su che cosa? Sull'autopsia di un corpo ancora in vita? Ma che si sta già pietrificando. Un corpo in agonia. Una minaccia per la collettività. Non credo di aver capito bene. Hai capito benissimo, Rockwell. Qui ci vuole un colpo di grazia. Scegli tu quale. Dal veleno alla scarica elettrica. Un omicidio. Omicidio di una mummia. Hartley, non pensare più nemmeno per un secondo ad un tale crimine o ti rinuncio. Ma ti rendi conto che siamo dinanzi ad una probabilità assolutamente unica? Ad un possibile caso di mutazione. Dobbiamo sostenerne il processo a qualunque costo. Datemi l'esame del sangue. Un sangue germicida ad altissimo potere nutritivo. Altro che agonia. Smith non potrebbe essere più vivo di così. Ho cominciato a odiarlo quando mi sono accorto che esisteva, prosperava, respirava con la bocca chiusa e le narici chiuse. L'organismo di Smith sta provvedendo da solo a se stesso. Il processo di mutazione della materia del suo corpo è evidente. Cioè? Non saremmo di fronte a un corpo in disfacimento, ma addirittura a una crisalide. Né più né meno, te lo confermo. Ma che crisalide? Qui siamo nel campo della stregoneria. È appunto la crisalide. Si presenta inerte, di aspetto inorganico, come qualcosa di morto, ed invece ha dentro una vita che sta mutando. Come nell'esempio elementare del bruco, della farfalla. Questa è pura fantasia. Ma che cosa ci stai dicendo? Vi sto dicendo che i mutamenti in atto nel corpo di Smith sono stati e sono... Sono stati e sono talmente rilevanti ed essenziali da necessitare di una sorta di corazza che ne difende il processo. Siamo dinanzi ad un processo di rigenerazione. Supponiamo che la nostra vita possa essere qualcosa di più del nascere, vivere una settantina d'anni e morire. Supponiamo piuttosto che uno di noi, uno alla volta, magari, cominci a sentirsi contagiato, a diventare verde e a trovarsi rinchiuso in una crisalide come lui. Ma non si tratta di malattia, dottore. Smith non è malato e tantomeno contagioso. Ve l'ho detto. Siamo dinanzi ad un processo di rigenerazione. Cosa te lo fa pensare? Hartley, tutti noi non siamo che trascurabili insetti su un pianeta che nell'universo
non equivale nemmeno a una capoccia di spillo. Eppure lo comprendiamo. Perché? Come mai così minuscoli comprendiamo dei concetti così immensi? Cosa siamo? Io vi propongo l'ipotesi che possa esserci un passo più importante nella normale esistenza umana e che Smith sia il primo a compierlo. Ma come può, professore, affermare una simile ipotesi? E chi autorizza lei, dottore, a negarla? Insomma, ci stai dicendo che Smith potrebbe diventare, non so, essere la crisalide di un uomo superiore. Ti dico che bisogna aspettare per escluderlo. Un superuomo lì dentro. Chissà. Nego. Ti affermo che questo è fantasticare, anzi, farneticare, mi scusi. No, non la scusa affatto. Ha dato lei una risposta certa a quello che accadrà dopo questa vita, eh? Se ci sia o no un'evoluzione nel destino riservato all'uomo, la data? E allora di che affermazioni o negazioni va farneticando? Ma, professore... Caro Hartley, niente ci autorizza ad escludere che Smith possa darci un qualche berlume. E nemmeno una lontanissima possibilità va scartata per noi che da secoli ci troviamo davanti al muro cieco dell'universo e della fatalità di vivere in questo universo. Dici parole di tale alto livello che mi è venuto un colpo di sonno. Ed ora cosa intendi fare? Non muovermi di qui, guarda. Si sta aprendo un'altra crepa all'altezza della clavicola. L'esalazione di gas ormai è evidente. Ma sarà una cosa lunga e tu hai i nervi a pezzi. Cerca di dormire qualche ora, poi mi darai il cambio. Va bene, ti ringrazio, Rocco. Sai, improvvisamente mi si è spenta ogni forza di reagire. Ti manderò un caffè. Grazie. Smith. Sì, mi chiamo Smith. Vi dispiacerebbe, signori, dirmi dove ci troviamo? Qualcosa come una clinica, direi.
O mi sbaglio? No, no, non sbaglia. Lei si trova nella clinica dove è stato ricoverato ai primi di marzo. Ricorda? Che bella barba da studioso. È vera? Sì, ricordo esattamente. Quando lasciai il laboratorio il calendario segnava 4. Oggi quanti ne abbiamo? 12. Credevo di più. Di aprile. Oltre un mese. 38 giorni. Posso sedermi? Che diavolo ha avuto? Che razza di malattia? Nessuna malattia, secondo questo signore con la barba. Vi spiegherà lui. Vi dirò io, sì, ma prima dovreste voi dirmi qualche cosa. Intanto, il vostro ultimo ricordo. Qual è? L'ultimo? Mi pare, sì. Dunque, io avevo già veduto la mia pelle diventare verde. Un verde sempre più smeraldo. Bello, no? Curioso, originale. Il dottore dice cistifellea, fiele, fegato. Ma che fegato mi fa un mio amico cinese? Questo è un fenomeno di ben altra natura. Rigenerazione. Come il riflesso, la trasmissione del verde che sta spuntando in questa stagione nei campi, sugli alberi. Capisco. E poi? L'ultimo ricordo. Questo. E poi più nulla. Buio. Sempre più buio e basta. E quando è tornata la luce? La coscienza? Poco fa. Voi dormivate profondamente, sembravate molto stanco, non ho voluto svegliarvi. Anche per decenza. Ero nudo come un verme. Nella dispensa accanto ho trovato questo camice, gli avanzi del pranzo e qui il caffè. Accidenti però. Quasi 2 mesi passati così, dileguati. Dovrò scappare. Come vi sentite? Benissimo, in perfetta forma. Forse un po' più leggero. Mi dispiace, ma ho molto lavoro a Los Angeles. Se vi foste fermato almeno qualche giorno. Ma se non altro per rimettervi in forza. Il vostro caso è del tutto eccezionale. Avremmo dovuto studiare meglio. Vi passerò tra una decina di giorni per un controllo, se vi fa piacere. Beh, e vi accompagno io a Los Angeles in macchina. No, non disturbate. Vi arriverò a piedi fino a Giunga e là prenderò un taxi. Sento il bisogno di camminare. Mi farà bene, dopo tanta immobilità. Grazie di tutto. Arrivederci. Arrivederci. Non posso crederci. Non riesco a convincermi. È tutto finito in un modo così insignificante. Scherzo della fantasia e basta? Chi lo sa? Così annaspante nel mistero di se stesso, così a bocca aperta, innanzi al crocevia dell'infinito, infinito, 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 dell'eterno, eterno, 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 eterno. Come vuoi il nostro io, il mio, quello di ciascuno di voi, tranciare giudizi negatori su quel che è fuori di lui, e dunque chi lo sa, forse, perché no, sopra di lui.